Poco prima di morire, lo stilista Karl Lagerfeld aveva espresso alla televisione francese come avrebbe dovuto essere il suo funerale. Ah, no. Meglio morto che sepolto. Trovo orribile ingombrare la gente e la terra con i propri resti. Io voglio sparire come gli animali della foresta vergine. C'è un posto molto bello e segreto dove sono conservate le ceneri di mia madre e del mio unico grande amore. Un giorno anch'io sarò cremato e li raggiungerò. Karl Lagerfeld, scomparso lo scorso 19 febbraio per un tumore al pancreas, non voleva finire sottoterra. Niente lapidi, né tradizionali onoranze funebri per il suo ultimo saluto alla vita terrena. Le volontà di Karl Lagerfeld sono state infine rispettate dai suoi esecutori testamentari ed ora riposa in pace accanto all'amata madre Elisabeth Bellmann ed all'indimenticato compagno Jacques de Basker. Il dandy francese e lo stilista tedesco erano stati legati per 17 anni, fino alla morte di De Basker avvenuta nel 1989, a causa dell'AIDS. Karl Lagerfeld. La vera, presunta, età dello stilista. Karl Lagerfeld era considerato un genio della moda. Oltre a firmare una sua personale linea di abiti, lo stilista tedesco lavorava come direttore creativo per due celebri case. La francese Chanel e l'italianissima Fendi. Un uomo ricco di fama, soldi, intelligenza e di eccentricità. Probabilmente, Karl è morto all'età di 85 anni, ma per quasi tutta la vita ha difeso il segreto della sua vera età. Nel 2003, il settimanale tedesco Bild aveva tuttavia pubblicato un certificato riguardante la sua presunta e reale data di nascita, 10 settembre 1933. Karl Lagerfeld tuttavia smentì tutto, preferendo far credere di essere nato qualche anno dopo, nel 1938. Nel 2008 permise addirittura ai suoi migliori amici di preparargli una mega festa per il 70esimo compleanno. Le origini. Karl Lagerfeld nacque ad Amburgo. In Germania, era figlio di un ricco industriale, che aveva fatto fortuna grazie al latte concentrato. Da giovanissimo, Karl aveva frequentato prestigiosi istituti privati, con eccellenti risultati. Gli studi del futuro stilista proseguirono fino al 1949. Dopo di ciò, Karl decise di abbandonare tale percorso per darsi totalmente alla moda. La svolta si ebbe dopo che Karl Lagerfeld accompagnò la madre ad una sfilata di Christian Dior. Da quel momento, la vita del giovane Karl sarebbe cambiata drasticamente, divenendo quello che tutti noi abbiamo conosciuto ed amato per il suo lascito nell'industria del fashion.